Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda è la più semplice, sicuramente, o la più complessa. Bisogna come la vedi. Chi è Greta Palmieri? Allora, Greta è una ragazza semplice. All'età di 10 anni è stata adottata da una famiglia italiana e nel 2008 sono venuta in Italia. E loro, ascoltandomi sempre cantare nella mia cameretta, perché appunto un collega del mio papà mi regalò un CD per il benvenuto, con tutti i cantautori italiani come Dalla, De Gregori, quelli un po' più importanti. Io prendevo un microfono finto e questi cantanti imitavo. E quindi fin da bambina dell'età di 10 anni ho sempre coltivato la passione attraverso la musica, iscrivendomi ad una scuola di canto, poi esibendomi davanti ai concorsi canori, agli eventi musicali, e arrivando durante la pandemia, dove capisco l'esigenza di scrivere, di far capire chi sono io attraverso la scrittura delle canzoni. E così nascono le mie due canzoni, la prima Pioggia e ricordi e la seconda L'eco dei pensieri. E studio canto, il pianoforte. Ho studiato per un periodo jazz, poi sono passata al classico, diciamo, oggigiorno mi sono stabilita verso il pop, perché è quello che è il mio mondo. E ecco, mi piace fare proprio la musica e spero che poi nel futuro diventi una professione. E come nasce questo brano, l'ultimo brano, L'eco dei pensieri? Da cosa trae ispirazione? Come mai, come nasce questo titolo? Allora, L'eco dei pensieri è un brano che ho scritto durante la pandemia, dove appunto i ricordi, penso per tutti quanti, venivano e ritornavano. E per me era i pensieri venivano e ritornavano come se fosse un eco. E così nasce appunto il titolo L'eco dei pensieri. La canzone è tutta venuta da un silenzio, dove appunto questi pensieri ritornavano, venivano, e così ho cercato di raccontare attraverso questa canzone. E invece il videoclip come ti viene in mente? Come è stato realizzato e studiato questa cosa? Sì, diciamo, il videoclip di L'eco dei pensieri è semplicemente un testo dove ho voluto, ecco, metterlo, perché così, diciamo, la gente, ecco, può cantare le mie canzoni attraverso anche un testo animato. E l'ho fatto in maniera semplice, anzi non l'ho fatto io, perché l'ha fatto proprio un mio amico, dove è molto esperto di grafica, e abbiamo voluto appunto anche le parole che si rimbalzavano. E invece hai detto che hai partecipato a diversi concorsi. L'emozione che hai provato nel cantare in questi concorsi, le sensazioni che poi hai visto il riscontro davanti delle persone che ti ascoltavano, che sensazione hai provato? Fantastiche, diciamo, prima del Covid appunto non mi sono mai fermata, ho partecipato a tanti concorsi, magari anche troppi a volte, però qualcosa la gente arrivava, insomma, le mie emozioni, le mie qualcosa di me. E dopo la pandemia invece sono ancora diventata sempre più brava, e attraverso la scrittura che alla gente gli arriva di più, perché prima, diciamo, a livello delle cover facevo, e con la scrittura alla gente, proprio come scrivo io, sta arrivando molto il riscontro, e fa piacere, perché comunque quando le canzoni arrivano a più persone, per me è vittoria. È quello, la vincita personale. E invece a questo punto, oggi da oggi si riparte
finisci lo stato di emergenza, di conseguenza ritornare sul palco, che sensazione ti darà? Perché ormai bisogna ritornare sul palco e suonare e cantare per tante persone. Sì, diciamo, sicuramente mi darà emozione perché cantare in una cameretta oppure cantare semplicemente registrandosi in uno studio non è la stessa cosa di quando vedi tante persone, perché sono persone, appunto. E sicuramente quando farò, appunto, a breve un tour sarà un'emozione indescrivibile, cercherò di dare il mio massimo. Benissimo, noi, guarda, ti piacerebbe fare dei featuring, delle collaborazioni? E se ci sta qualche personaggio che ti piacerebbe fare anche nel sogno, avere la possibilità di poter sognare e fare quella collaborazione? Allora, ti direi che il mio idolo è ecco, Freddie Mercury Queen, quindi purtroppo non esiste, cioè non esiste, nel senso è morto, quindi è una cosa che non è realizzabile. Però oggigiorno ci sono dei promettenti della musica, secondo me, che è Madame, è una delle artiste che mi piacerebbe collaborare nel futuro, se sarà, ci sarà l'occasione. Ecco. E ultimo. Invece c'è qualche artista che ti ispira e ti fa anche crescere musicalmente? Eh sì, diciamo, allora, Freddie Mercury, Queen, loro assolutamente. Poi mi fa crescere Dalla, De Gregori, livello cantautorato. Poi io spazio molto attraverso la musica. Mi piace ascoltare Aretha Franklin, Frank Sinatra e il mondo del jazz. E poi, diciamo, ecco, proprio il mio punto di riferimento è Freddie Mercury, cioè... Proprio mio idolo. Ma nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Nascono, diciamo, più le parole, più il testo, l'importanza. Poi aggiungo la melodia e poi c'è, insomma, il lavoro dietro attraverso la stesura della melodia, la canzone. Però a me escono proprio le parole, proprio in maniera veloce. Diciamo, una canzone ci metto 10 minuti a scriverla. E poi però il lavoro è dopo. E invece l'ultima curiosità, è più facile togliere le parole in un testo oppure inserirle? Più toglierle, secondo me. Punto di vista mio, così. Perfetto, allora noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento quando inizia il tour per raccontarci tutte le emozioni del tour. E a questo punto ci facciamo i saluti. Sì, grazie mille dell'invito e se vi va potete seguirmi appunto su tutte le piattaforme digitali cercando Greta Palmieri. Ricordiamo tutti gli indirizzi, sei su YouTube, su Spotify, su Instagram. Su tutte le piattaforme digitali cercando l'Eco dei Pensieri o un altro mio singolo, Piogge dei Ricordi, oppure semplicemente il mio nome è Greta Palmieri. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.